50° stormo, in buona sostanza, è stato trasferito a Ghedi. Rimane una presenza di circa ad oggi 300 uomini a San Damiano, ma destinata nel breve periodo a ridursi ulteriormente, e quindi si aprono degli spazi importanti e di utilizzo di quella struttura, che evidentemente è un aeroporto che ha tutte le caratteristiche per essere un aeroporto inserito tra quelli all'Alleanza Nazionale. Ora, l'augurio poteva e può essere quello di un ripensamento dello Stato Maggiore dell'Esercito e Aeronautica per un utilizzo militare dell'aeroporto, ma al di là di questo augurio che ci possiamo fare, la realtà dei fatti è che almeno per il momento la base rimane una base meramente di servizio, ma senza più quei ruoli operativi del passato, e quindi bisogna pensare a utilizzarlo diversamente. A questo punto l'ipotizzare un utilizzo a cargo della base forse cosa buona e giusta rispetto a lasciarla all'abbandono e poi magari trovarsi che diventa sede di un centro nazionale per il ricovero dei profughi. Il doppio uso rimarrebbe perfettamente, perché vi sarebbe un uso civile ed un uso militare, torno a ripetere, con i voli di natura civile per il cargo e l'utilizzo militare per quello che all'aeronautica può servire in termini di manutenzione degli attuali aerei utilizzati o anche quelli di carattere storico. Di alternative non ce ne sono tante, perché la base di un aeroporto può essere utilizzata come aeroporto, o se non è utilizzata come aeroporto bisogna demolirla, dato che lì ci sono capannoni e quant'altro, e sono stati spesi veramente milioni di euro, sarebbe da responsabili. Ma il pericolo vero è che nel frattempo, in queste more del lasciarlo abbandonato e del non decidere, qualcuno poi decida di farlo diventare un centro di smistamento profughi.